Hello Freaks, oggi voglio raccontarvi una storia breve, ma molto misteriosa. Certe tragedie capitano senza preavviso. Il fatto che ci siano molte coincidenze non fa sperare in meglio. Ma perché? Che cosa vuol dire? Cosa è successo? Se siete curiosi di conoscere il caso più misterioso del Quebec, spegnete le luci, mettetevi comodi e iniziamo. Corre l'anno 1984. Ci troviamo nella città di Montréal, in Canada. Tra le strade povere del quartiere Hochelaga Maisonneuve vivono tre bambini molto dolci e speciali. Il primo fra questi, di cui voglio raccontarvi, è il giovanissimo Maurice Vian. Maurice è un dolcissimo bambino, forse un po' troppo ingenuo, ma ha solo 4 anni. E vive con la madre Francine e il fratello Alexandre, in un quartiere povero nel centro-sud di Montréal, a pochi passi dal ponte Jacques-Cartier. È giovanissimo, non si sa molto di questi suoi 4 anni di vita, pare però che non ci siano stati problemi, a parte che non si fa alcuna menzione del padre. Forse i suoi genitori si sono separati, ma la cosa non è sicura. Fatto sta che il 1 novembre 1984 Maurice sta tornando dall'asilo. Poco dopo, senza chiedere il permesso alla madre, si dirige al parco di Rouen con l'amico Emmanuel Gagnon, anche lui coetaneo. È probabile supporre che questa fosse stata una sorta di marachella, comprensibile, sì, forse anche innocua, ma fatale. Il quartiere di Hochelaga Maisonneuve non conosce pietà per questo tipo di leggere trasgressioni. Infatti, ecco cosa succede. I due bambini, ovvero il nostro Maurice e il suo amico Emmanuel, si divertono nel vicolo di Rue Dorion, vicino alle loro rispettive case. Sono circa le 13:15, quando uno sconosciuto, alla guida di un'auto non meglio specificata, si ferma vicino a loro e invita i bambini ad entrare nel veicolo, promettendo loro delle caramelle. Ora, questa è la trappola più famosa, scontata e conosciuta in assoluto per quanto riguarda un possibile malintenzionato per un approccio losco nei confronti di minori. Il piccolo Maurice, però, forse a causa del suo ingenuo carattere, o forse perché ancora, avendo solo 4 anni, non ha avuto il tempo di conoscere certe bruttezze, annuisce all'uomo misterioso ed entra nella sua vettura. Nel mentre il suo amico, Emmanuel, più timoroso, si spaventa e non potendo fermare Maurice, decide di correre ad avvertire Francine, la madre di Maurice. Le riferisce che suo figlio è con un uomo sconosciuto e questa improvvisa notizia, giustamente, fa terrorizzare Francine. Sia lei che l'altro bambino si dirigono nella zona in cui avevano visto quell'uomo misterioso. Ma non c'era più nessuno. Inutile cercare. Maurice non si trova. Non le resta altro che denunciarne la scomparsa. La cosa sconvolgente è che le autorità, lo stesso giorno, quel fatidico 1 novembre dell'84, hanno già avuto una segnalazione simile. Altri due bambini sono scomparsi nel nulla, a poco tempo di distanza da Maurice. Francine, la madre di questo bambino, viene informata di questa circostanza e viene da sé pensare ad un collegamento. Magari si tratta dello stesso uomo o di loschi individui che hanno fatto queste atrocità. Così si viene a sapere della storia del rapimento di Wilton Lubin e Sébastien Métivier. Anche la loro spiacevole circostanza si è svolta sempre nel quartiere malfamato di Hochelaga Maisonneuve. Wilton e Sébastien sono amici e quello che stavano facendo quel giorno è confuso. Alcune fonti riportano di come fossero stati visti l'ultima volta vicino allo stadio olimpico,
Forse mentre andavano in metropolitana verso casa di un amico di Wilton, che vive vicino a un'altra stazione della metropolitana sulla stessa linea. Un'altra fonte riporta di come fossero stati visti Wilton e Sébastien davanti ad una chiesa, per poi sparire nel nulla. Un'ultima, un po' peculiare. Wilton e Sébastien sarebbero stati visti nella zona dello stadio olimpico della città. Quest'ultima dichiarazione verrà presa più in esame per una sorta di collegamento con un sospettato, ma di questo ne parleremo più avanti. Intanto la situazione è tragica, perché ci sono 3 bambini scomparsi in un giorno. Le domande sono tante. Si cerca di andare alla ricerca anche dei motivi per cui una o più persone potrebbero interessarsi così tanto a dei bambini così piccoli. Di certo la zona in cui sono avvenuti questi 3 sequestri è già malfamata di suo, per cui non ci sarebbe da stupirsi se il o i responsabili fossero dei delinquenti senza pietà. Ma quindi, che fine hanno fatto i piccoli Vians, Lubin e Métivier? La comunità del quartiere si allerta alla notizia di un rapitore sconosciuto e mostruoso. Anche nelle zone più agiate della città di Montréal, comunque non si dormono sonni tranquilli. Le autorità invitano tutti alla prudenza, alla ricerca volontaria e alla divulgazione di informazioni utili. Centinaia di persone si mobilitano in questa disperata ricerca e a nulla servono tutte le precauzioni e attenzioni prese dalla polizia e dall'intervento di così tanti generosi volontari. Vians, Lubin e Métivier non si trovano proprio da nessuna parte. Servirebbe quasi un miracolo per avere delle risposte, delle prove, dei semplici indizi. Sarebbe troppo bello se ci fosse qualcuno in grado, non solo di sapere, ma anche di vedere con i propri occhi dove si trovano e cosa sia successo a questi poveri bambini. Ebbene, sembra incredibile, ma qualcuno di così magico, tra virgolette, c'è. Ora vi spiego. 4 giorni dopo la triplice sparizione, un agente di polizia di nome Steven Lynch, insieme ad un ipnoterapeuta di nome Ivan Gagnon, ipnotizzano un uomo d'affari della costa nord di Montréal che desidera rimanere anonimo. Questo Mr. X, come viene soprannominato dai media, afferma di essere dotato di capacità extrasensoriali. Secondo lui avrebbe visto un bambino che si divertiva con un uomo su una stradina di campagna vicino ad una linea ferroviaria e a uno chalet fatiscente. Il 6 novembre 84, Ivan Gagnon, l'ipnoterapeuta, che ha fatto emergere questo presunto talento di Mr. X, decide di recarsi nel luogo indicato dall'anonimo e magico uomo, ovvero una casa abbandonata situata a Saint-Antoine-sur-Richelieu. All'interno l'ipnoterapeuta trova effettivamente qualcosa, e non ci crederete mai, ma è così. In effetti, uno dei 3 bambini scomparsi, per la precisione Maurice Vians, viene scoperto, mutilato, dentro quella catapecchia. 20 minuti dopo arriva sul posto la polizia. Alcuni sostengono che il piccolo Maurice sarebbe stato sottoposto ad atroci torture, forse picchiato violentemente, mentre subiva anche una sorta di abuso intimo. Ma quest'ultima ipotesi viene scartata dalle analisi. Almeno, da questa circostanza, il povero pargolo non è stato vittima. Nello specifico, Maurice giace seminudo in un buco nel pavimento. I suoi pantaloni e le sue mutandine sono calati sui talloni. È stato picchiato, porta segni di violenza fisica sul viso e sul fondoschiena. L'autopsia poi rivela che ha subito il martirio prima di morire, per le percosse con un bastone, e che nonostante le apparenze, ci tengono a ribadire che non ha subito abusi sessuali. Ma la domanda sorge spontanea. Questo fantomatico Mr. X, come ha fatto a sapere con precisione l'ubicazione di quel corpo? A prescindere che qualcuno possa credere alle facoltà extrasensoriali o meno, questi atti dovrebbero andare ad un processo e nessun giudice al mondo darebbe ragione ad una spiegazione simile. Bisogna scoprire il perché quest'uomo, che ricordiamoci è voluto rimanere anonimo, ha saputo di questa cosa. Infatti, dopo la scoperta del corpo di Maurice, Mr. X diventa automaticamente il principale sospettato. Ma successivamente, Ivan Gagnon, l'ipnoterapista, abbandona il suo campo e si rifiuta di commentare il caso. Da quel punto in poi, nessuno si concentra più sui sospetti avuti su Mr. X. Non si sa perché,
e mi rendo conto che il tutto risulti davvero strano e inspiegabile. Al 2 dicembre dell'84, un mese dopo la scomparsa dei tre, anche il corpo di Wilton Lubin viene trovato, rinvenuto sulla riva del fiume San Lorenzo, vicino all'isola di Charon. L'assassino deve averlo gettato nel fiume dopo averlo strangolato e dopo avergli tagliato la gola. È in uno stato quasi irriconoscibile. Anche lui, come Maurice, ha avuto una fine, a dir poco atroce. Si attende adesso di ritrovare anche il terzo corpo, dando oramai per scontato che l'ultimo dei tre, ovvero Sébastien, non abbia neanche lui avuto una sorte tanto diversa dagli altri bambini. Il caso, a quel punto, inquieta tutti nello stato del Quebec. Bisogna trovare un responsabile, anche perché oramai qualunque pista relativa ad un allontanamento volontario o ad un incidente sono totalmente da scartare. Chi diavolo c'è dietro queste tragedie? Perché se la pista di Mr. X è stata totalmente abbandonata, e chissà perché, come si fa a scoprire chi c'è dietro? Ebbene, dopo diversi anni passati a cercare una pista plausibile, finalmente salta fuori un altro nome promettente. Il sospetto mentalmente instabile Jean-Baptiste Duchesneau. Jean-Baptiste è un ex tassista, molto problematico, con una lunga storia di crimini violenti ai danni di bambini alle spalle. Vecchi articoli di giornale parlano che già dal 1973 questo Jean-Baptiste ha trascorso diversi anni in penitenziario dopo essere stato condannato per aver tolto la vita ad una bambina di 7 anni con un martello. A quel punto delle indagini, nel novembre del 93, sta scontando un'altra condanna per aver aggredito, in intimità, un'altra bambina sempre di 7 anni. Nel carcere in cui è stato rinchiuso, si presentano da lui due investigatori, che lo incontrano per chiedergli di fare il test del poligrafo in relazione agli omicidi dei tre piccoli Vience, Lubin e Métivier. Lo credono altamente collegato a quei delitti. Ebbene, due giorni dopo, si scopre una amarissima verità. Ancora prima di far questo test, dopo che gli investigatori gli avevano fatto pressioni sul conto di quei tre bambini, Jean-Baptiste Duchesneau viene ritrovato morto nella sua cella. Si è tagliato la gola con uno strumento affilato fatto con dei materiali raccolti in prigione. È probabile pensare che quella richiesta da parte di quegli investigatori avesse risvegliato in lui il ricordo di quell'evento e chissà, forse, per paura di essere scoperto, ha deciso di portare nella tomba qualunque segreto avrebbe potuto avere per tutti quegli anni. Dai giornali del tempo si fa cenno anche ad un altro presunto responsabile, mai nominato e mai approfondito. Nel tempo si è data sempre più valida l'idea che Jean-Baptiste, fortemente instabile e con precedenti penali così concatenati, fosse stato allo stesso tempo il rapitore e il responsabile di quella tragedia. È probabile che abbia scelto a caso le sue vittime e sebbene per gli altri reati non l'abbia passata liscia, forse su questo sì. A peggiorare le cose è anche la notizia di come un quarto bambino, di nome Denis Roux Bergevin, fosse stato molto probabilmente vittima dello stesso Jean-Baptiste. La sua sparizione però è datata al 5 giugno 1985, circa un anno dopo la sparizione dei nostri tre sfortunati bambini. Aveva 5 anni questo Denis. Stava giocando all'aperto nel distretto della Côte Saint-Paul. 3 giorni dopo, il corpo del giovane viene scoperto in una zona boscosa a Brossard. Era stato picchiato con un bastone e aggredito sessualmente. Se aggiungiamo le vite distrutte delle altre bambine, Jean-Baptiste sembra davvero essere il killer collegato a tutti questi orrori. La madre di questo quarto bambino aveva giurato: «Dopo la morte di mio figlio, ho fatto due promesse. Che avrei trovato l'assassino e che non lo avrei mai lasciato andare». E ora, con la scoperta del suicidio di questo pregiudicato, molto probabilmente colpevole della morte di Vience, Lubin e Métivier, questa mamma, infine, dichiara quanto segue. «Questa notizia mi porta una certa pace. È finita. Non c'è altro da aspettare. Sono arrivata alla fine del mio percorso. Proverò a rimettere a posto la mia vita, e di questo caso, ora, non voglio più sentirne parlare. Quando sono con i miei nipoti, ho sempre paura che possa accadere loro qualcosa di spiacevole. Non so se riuscirò a superare il trauma di questa perdita». Pare quindi che la storia sia finita così, con il carnefice suicida
e poche prove a dimostrarlo. Ma non ci stiamo dimenticando un dettaglio. Pensateci bene, non manca qualcuno. Che fine ha fatto il corpo di Sébastien Métivier? Ritrovati i corpi di Wilton Lubin e Maurice Vien, gli inquirenti, al tempo, pensarono anche di ritrovare il corpo di Sébastien in pochi giorni, dato che le possibilità di trovarlo vivo stavano diminuendo man mano. Ma nonostante tutto, il suo corpo non verrà mai ritrovato, neanche ai giorni nostri. La polizia in quegli anni aveva avviato importanti ricerche sui lotti liberi nell'est di Montréal, edifici abbandonati nel quartiere, manifesti pubblici in tutto lo Stato. Ma tutto questo è stato tremendamente inutile, oltre che dispendioso. Per oltre 34 anni il suo corpo non è mai stato ritrovato, il che ha inevitabilmente suscitato molte speculazioni sulla sua scomparsa. Pare che comunque qualcuno si sia fatto avanti, ma non che sia risultato niente di troppo serio o rilevante. Ancora oggi si continua a cercare, ma si ha la sensazione di perdere tempo. E sicuramente non si cerca più come negli anni Ottanta. Se è rimasto qualcosa, forse sono solo ossa di quel povero Sébastien. Ad ogni modo, tutta questa incredibile storia è servita alla creazione dell'organizzazione Enfants Retour Québec. Nel 2011, la madre di Sébastien, Christiane Sirois, informa il famoso giornalista Claude Poirier di una cosa particolare. Una donna le avrebbe confidato di aver ottenuto una testimonianza molto importante. Questa testimonianza proviene da un uomo che le disse ai tempi: «Non avremmo mai trovato Sébastien vivo, perché è stato fatto a pezzi». Lo stesso anno, Nadia Fezzani, un'altra giornalista specializzata nella cronaca nera, accenna alla presenza del serial killer soprannominato Montréal Boy Slasher. Sfortunatamente, la possibilità di risolvere questo caso un giorno sembrano scarse. Infine, in un documentario fatto dal regista Loïc Guyot, trasmesso su Canal D, mostra una dichiarazione fatta da un ex membro dell'Assemblea Nazionale del Québec. Lui parla di una cicatrice nell'anima, per spiegare al pubblico che questa vicenda non l'aveva mai abbandonato, avendoci lavorato per così tanto tempo. Ribadisce di come il sospetto di Jean-Baptiste, per quanto riguarda quei tre bambini, sia altamente da considerare come fondato. Nonostante questo, il caso rimane ancora irrisolto. Infinite sono le domande che ancora riecheggiano in merito a questa stranissima vicenda. Discutiamone qui sotto nei commenti, così da formulare varie teorie insieme. E nell'attesa che si arrivi al più presto ad una svolta, anche se sembra essere molto difficile, per il momento vi dico che questa è la fine della storia di Sébastien Métivier, Wilton Lubin e Maurice Vien. E questo è tutto per oggi, Freaks. Fatemi sapere che cosa ne avete pensato di questa storia e se la conoscevate. Come sempre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per raggiungere la nostra community di Freaks. E con questo vi dico al prossimo video. Chiudete bene le porte e fate attenzione al vostro entourage. Tra di loro potrebbe in effetti nascondersi il vostro futuro assassino. Buona vita.